Ehi là, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Dunque, perché mi trovo alle sorgenti termali di Darge nonostante dovevo andarci a inizio video? Perché stavo registrando quando poi mi sono accorto che in realtà non stavo registrando, ma non è successo niente in realtà. Sono solo andato avanti, c'è stato un piccolo dialogo e lei ovviamente fa la zunderina. In realtà c'è stata una lotta contro un Bulldrome, che è un mostro nuovo, e sì, fin dall'inizio l'audio purtroppo del video clippa perché le impostazioni fanno quel che cavolo gli pare e quindi mi hanno alzato al massimo il gain del microfono e va così. E ci ha detto che a quanto pare qui alle sorgenti termali c'è già qualcuno. Lei, per chi non avesse seguito gli scorsi due episodi che potevano benissimo essere raggruppati in uno solo, è Avinia che si era persa con il suo Bariot dentro una grotta, l'abbiamo aiutata, è ferita ed è venuta a quelle sorgenti termali per rilassarsi. Però c'è già gente. Un bel po' di gente a quanto pare, non solo una persona. Chuggy Salterino, sono cacciatori e tanti, che ci fanno qui? Era una domanda o un'affermazione? Pensi con che? Non posso fare bagno, forse dall'altra parte. Ma perché non puoi? Guarda, pure io ci vado con tutti i vestiti. È scomodissimo, però. Vabbè, un altro Pughi. Sempre comodo trovarlo. C'erano delle missioni importanti lì, visto che sono segnate in rosso. Va bene, Pughi smarrito, ottimo. Quindi lei vorrebbe andare da queste parti. Ma un altro Pughi? Ma come mai tutti quanti questi Pughi qui? Cioè, due sono tanti, Così, va bene. Dunque, qui cos'altro c'è? Beh, sempre le sorgenti sono, quindi non possiamo assolutamente perderci. Però possiamo trovare dei tesori. Bruma calda, che fa bene. Ovviamente non si può scendere da qui. Se stai andando da Gildegaran, ti toccherà passare attraverso le caverne di ghiaccio. Fa molto freddo lì, ho sentito che ci sono anche dei Kezu, che sono molto cattivi tra l'altro. I Kezu sono molto deboli contro gli attacchi di fuoco. Ha capito? Attacchi di fuoco! Fuoco! Sì, perché ghiaccio contro il fuoco. Ah, mi sembrava una bimba, invece no, c'ha una bella età la signora. Possiamo parlare con questi due allora? Salve! Tu sei il cacciatore che ha scacciato i mostri, vero? Beh, qualcuno. Sei un rider? E cosa sarebbe mai un rider? Non ne ho mai sentito parlare. Beh, alla fine siamo tutti uguali, forza, in acqua, è così piace. Sì, mi sono appena fatto un bagno con tutti i vestiti. Quindi devo solo parlarci. Se non fossi stato freddo me ne sarei sbarazzato con un colpo del mio spadone di quel Bulldrome, imbarazzante. Abbiamo trovato Avinia nelle caverne di ghiaccio, no? Sentiamo che ne pensa lei, che magari non vuole farsi il bagno qui. E poi ci può andare con tutti i vestiti. Posso accettare missioni secondarie di livello 2. Ah, ed eccole qua che spuntano come i funghi! E tu che c'hai, amico mio? Questo vuole 5 cristalli in gelo. Forse ce li ho. Sì, questo ce li ho già, dai. Grazie. Avinia, tu che ci dici delle caverne di ghiaccio? Ti ha forse attaccata un Kezu? Sì, ecco cosa è successo. Adesso ricordo. Ti senti meglio dopo aver fatto il bagno. Riposarmi un po' dell'acqua calda è stato splendido. Mi ha scritto la memoria. Ora ricordo, ho incontrato un Kezu nelle caverne. Durante la battaglia mi ha colpita con un attacco elettrico e sono svenuta. I Kezu sono dei gran brutti clienti, Portiamo un mostro dell'elemento fuoco allora? O uno resistente a freddo? Non mi viene in mente nessun mostro adatto. Che facciamo, socio? Torniamo alle baite, sto congelando qui fuori. Quindi devo avere per forza un mostro fuoco, ma li ho già sconfitti dei Kezu. Quindi c'è questo viverniano che abbiamo incontrato qua in questa baita che ha detto non potete vivere a scrocco qui, devi pagarmi l'affitto prendendomi dei mangiu dalle terme. Le terme ora sono tranquille, quindi questo si può andare a prendere i mangiu anche da solo. Perché andate verso Gildegaran? Vogliamo solo scoprire Mionde e incontrare più persone. In altre parole andate al villaggio dei cacciatori per allargare i vostri orizzonti. Già, il piano è quello. Esplorazione! Ecco il vero motivo per cui abbiamo lasciato il nostro villaggio. Ma pensate che la gente del luogo sarà amichevole verso i rider? Nel mio villaggio insegnano che i rider non dovrebbero mai recarsi nelle città. La gente di città è sospettosa verso noi rider. A volte ci attaccano addirittura. Facciamo facilmente amicizia con i mostri, ma con gli umani è tutta un'altra storia. Noi umani dobbiamo sembrare piuttosto stupidi. Ti sbagli! Sono sicuro che all'inizio saranno tutti un po' sorpresi, ma ci sarà di sicuro chi capirà la nostra bontà. Gli serve solo un po' di tempo. E noi lo dimostreremo!
Li conquisteremo alla grande e faremo un sacco di nuovi amici! Non capisco come fai a essere così ottimista. Comunque, prima di andare a Gildegaran dobbiamo fare qualcosa riguardo a quel Kezu. Hai ragione. I mostri di fuoco sono resistenti a freddo. Dovremmo usare il rituale sciamanico. Certo, il rituale sciamanico, me l'ero dimenticato. Eccolo qua, il Mastro Enigmi, che è un viverniano, tra l'altro, da quello che ci ha detto il gioco. Lasciate che ponga a voi altri giovani un bello indovinello. Ma per tutte le palle di pelo, non di nuovo, non abbiamo tempo per i tuoi enigmi. Cerchiamo qualcuno che ci insegni a compiere i rituali sciamanici. Non sembra molto deluso. Forse sei stato un po' troppo duro con lui. Immagino che non abbiamo scelta. Ok, sentiamo il tuo indovinello. Risolvete questo. Ho pelo bianco neve, orecchie come ghiaccioli. Plano sul ghiaccio, chi sono? Ora portatemi un mostro che combaci con la descrizione. Ok, socio, troviamo questo mostro e torniamo a cercare il nostro viverniano. Ho la sensazione che la risposta sarà nuovamente proprio sotto i nostri occhi. Probabilmente qualcosa di semplice, sai? Non pensarci troppo a lungo. E aspetta un secondo, se sei in cerca di uova di mostro, prendi questa. Sono delle ricette combo per la palla pittura. Ok. La palla pittura può introdurre i mostri nella ritirata nelle loro tane. Sarà utilissimo se vorrai cercare delle uova di mostro in particolare. Questo mostro era da qualche parte intorno al lago. Com'è che si chiamava? La qualcosa. Si chiama la qualcosa. Intorno al lago. Ah, eccolo là, va, lo vedo. Sì, sì, però devo andare dall'altra parte, forse. Il problema ora è che sto coso, nel caso fosse questo, devo trovare la tana, che era quella là vicino. La Gombi, è lui. Ora, il problema con questo è solo uno. Devo mandarlo giù di salute e poi combatterlo. Ok, sta tornando nella sua tana. Perfetto. Tocca solo seguirlo ora. E ci porterà dalle sue uova. Eccolo qua. Let's go, ski broski. Questo mi pare ok. Va bene, andiamo. Dovrebbe essere ok. Spero. È lui, me lo sento, è lui. Eccolo qua, la Gombi. Ho fatto! Eccolo qua il mostro. La risposta all'indovinello era la Gombi, vero? Giusto, geniale! Come ricompensa per aver risolto il mio enigma, vi consegnerò il rituale. Vi insegnerò il rituale sciamanico, non è che ce lo consegna. Ora vi spiace venire con me? Cosa? Rituale sciamanico? Non dirmi che tu saresti... È lui, è Wiverniano. Cioè, si è presentato come Wiverniano, quindi... Or dunque, ora che vi parli della mia vera identità. Io sono niente di meno che lo sciamano! Ma ci avevano detto che eri un giovane, cos'è questa storia? Come tu potete vedere, mi prendo cura della mia pelle, sapete? La mia pelle è morbida come la pelliccia di un kelby. Dimostro 21 anni o no? Credo che dovremmo assecondarlo, sì. Il rituale sciamanico è un rituale antico usato per sprigionare il potere nascosto. Dunque non basta un mostro per compierlo. No, no, non va bene. Servono due mostri ed ecco che scatta la magia. Come secondo mostro siamo uno Yankutku che tengo per simili occasioni. Ora, senza esitazioni ulteriori, iniziamo il rituale sciamanico, voi e io. Oh, Rider, solleva in alto la tua pietra del legame. Il rituale sciamanico risveglia il potere sopito dei mostri, trasferendone i geni. Ah, faccio tipo le fusioni. Ti occorrono due cose, un mostri che riceva i geni, diventando così più forte, e un mostri che doni i suoi geni. Ora trasmetti i geni alla Gombi. Eccolo qua. Ok, la Gombi è pronto, scegliamo il mostro che donerà. Ok, quindi fai attenzione quando scegli. Stavolta puoi usare il mio Yankutku, selezionano per ricevere i geni. Eccolo qua. Che poi in realtà ce l'ho anche uno Yankutku, ma comunque va bene lo stesso. Ascolta attentamente, la scelta dei geni da donare è molto importante. Vedi questi pallini rossi e blu sullo schermo? Sono i geni. Le abilità e le capacità di un mostro risiedono nei geni. I mostri possono ottenere nuove abilità ricevendone specifici geni. Per donarli a un altro mostri, i geni devono essere posti nello stesso slot.
Se non ci sono slot disponibili, non puoi donare niente, fai attenzione. Selezioniamo uno dei geni dello Yankut Q da donare alla combi. C'è solo questo. Sì. Siamo pronti per il rituale. Sembra che tu abbia trovato un buon posto per il gene. Ti ho insegnato i fondamentali del rituale sciamanico, ma c'è di più da sapere. Lo sai che i geni possono avere colori e disegni di vario tipo, vero? Ci avevo pensato. Prova ad allinearli in verticale, orizzontale, diagonale. Su, allineali! Se allinei i geni con lo stesso colore o disegno, riceverai un potere maggiore. Crea legami con molti mostri e trasmettine le abilità. Diverrai più forte. E ora è tempo di cominciare il rituale sciamanico. Se collego uno Yankut Q con un altro Yankut Q, diventa super potente. E ora, due legami diventano uno! Ora conosci la risposta all'indovinello? Geniale, questa è la tua risposta. Non ho mai visto la gombi sputare fuoco prima d'ora. Ogni mostro è potenziale per ogni potere. E con il rituale possiamo risvegliare questi poteri nascosti, no? Poteri nascosti? Quindi è per questo che sputa fuoco? Il suo potere era solo sopito. Ma ora si è risvegliato, non è così? Quindi con il rituale potremmo risvegliare i poteri anche dei nostri mostri! Sì. Ok. Per farlo servono pietre del legame per mantenere l'equilibrio naturale. E non ci sono effetti collaterali negativi! È magnifico! Grazie mille, sciamano! Allora, se c'è qualcosa che non avete capito, potete venire a chiedere a me, ok? Sì, signore. Ma quelle non sono palle di muschio al vapore? Il mio mangio delle sorgenti termali? Quindi vuol dire che i mangi delle sorgenti termali in realtà sono... Beh, i gusti non si discutono. Garbo galoppante, con questo lagombi a battere quel Kezu sarà un gioco. Wow, il rituale sciamanico è davvero figo. Magnifico, possiamo senz'altro usarla, socio. Ora andiamo a Gildegaran. Bene, Avinia, che farai ora? È giunta l'ora di dividerci. Grazie di tutto, siete stati incredibili. E se vi inoltrate nel tunnel, prendete questo. Talismano riscaldamento, grazie. Farà davvero freddo, lei non ce la farete mai se vi bloccate congelati. Se invece usate questo, continuerete a muovervi nonostante il freddo. Magnifico, grazie, Avinia! Così staremo belli al caldo. Va bene, socio, andiamo alle caverne di ghiaccio! Bene. Cosa? Ma pensavo di dover premere A per andare avanti, invece no. Era il mostro che voleva parlarmi lì vicino. Il Feline, non so bene come la pronuncia esatta, ma comunque, amici, nel prossimo video usciremo finalmente da queste colonne di ghiaccio, insomma, da queste terre innevate, e andremo a Gildegarn. Forse ce la faremo a raggiungerlo, forse no. Dovremo abbattere sicuramente il Kezu, che ha dato fastidio ad Avinia. E io sono fiducioso, dai. Sono bello carico. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, tutti i miei social e quant'altro. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!